Nope, di Jordan Peele è quel classico film che tu vai a vedere, poi esci dalla sala e ti chiedi: boh, ma mi è piaciuto questo film oppure no? Finalmente l'attesissimo film Nope di Jordan Peele appunto è uscito in sala, oggi è il primo giorno di sale appunto e io ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima ieri, quindi sono fresco fresco dalla visione, posso dire le mie impressioni proprio a caldo. Non sarà facile per me fare questo video perché è un film che secondo me va metabolizzato bene prima di poter dare un proprio giudizio definitivo. Cos'è che complica la situazione? Il fatto è che questo film è il terzo del nostro regista e devo dire che rispetto agli altri due questo è quello che mi è piaciuto proprio di meno. Però andiamo con ordine perché non voglio fare un video alla cazzo tutto incasinato come al solito. Vediamo di chiarire qualche punto. Parto dicendo che sotto l'aspetto tecnico è intoccabile, l'aspetto visivo non si tocca neanche quello, è bellissimo da vedere, la regia ottima. La trama forse è un po' più debole rispetto agli altri due film che, se vi ricordate, sono Scappa Get Out e Us. In poche parole, la trama si può riassumere così. Il nostro protagonista OJ, insieme a sua sorella, gestiscono un maneggio di cavalli a Hollywood e dopo la morte del padre, avvenuta in una strana maniera nei primi 2 minuti del film, cercano appunto di portare avanti questa attività, un po' arrancando e facendo di tutto per riuscire appunto a sopravvivere. Il punto di svolta viene quando OJ pensa di aver visto un UFO nel cielo e quindi praticamente tutto il film, sono 2 ore e 10 di film, perfetto, 2 ore si concentrano sul tentativo di questi due protagonisti insieme a un altro personaggio che è praticamente un tecnico informatico di un negozio che si chiama Angel. E insieme a lui, quindi in totale sono 3 i personaggi principali, tentano di fotografare oppure riprendere quest'UFO in modo tale che mettendolo poi online oppure vendendo il materiale a delle case testate giornalistiche potessero ricavarne talmente tanti soldi da diventare ricchi praticamente. Davvero non c'è altro da dire. Quindi, se dico che la trama magari non è tutta questa bellezza, è per questo, insomma, su Scappa Get Out e anche su Us c'era un po' più di spessore. Qui forse è mancata un po'. Direi quasi un po' meno ispirato del solito, ma diciamo che non sono proprio rimasto felice della visione, sono rimasto un po' deluso, avevo le aspettative a 1000, non sono entrato in sala dicendo: questo film sicuramente non sarà a livello degli altri. Mi aspettavo invece un qualcosa di più. Anche perché il titolo ispirava, Nope, cazzo, chissà che bell'horror che verrà fuori. Invece, non è così perché un horror, diciamo che non è un horror classico, ecco, quello sicuramente, perché si mescolano talmente tanti generi che definirlo horror è un po' impossibile. Ci sono sì delle sfumature horror, ma ci sono anche delle sfumature comiche. E allora che cos'è? Un horror comico? Capisci? Non che sia una brutta cosa che non si identifichi in un genere preciso e unico, anzi, tante volte gioca a favore del film questa cosa. Soprattutto in questo film è molto e molto equilibrato. Quindi se ti aspetti di andare a vedere Jordan Peele per prendere paura, per vedere un horror coi controcazzi, non aspettarti questo perché non fa assolutamente paura e il titolo, a detta del regista, serve ad includere le persone alle quali l'horror non piace, ma inconsciamente in realtà gli piace. E quindi questo film metti che sia dedicato a proprio a quelle persone, a detta del regista, l'ho letto proprio su una pagina internet. E infatti durante il film mi chiedevo: che cazzo c'entra il titolo? È sostanzialmente una storia di alieni. Se l'obiettivo del regista era una semplice storia di UFO, il film è perfetto. Se il tentativo del regista era esprimere una critica sociale sulla razza, sulla discriminazione dei neri, io penso che sia un tentativo completamente fallito, dal momento che gli altri due film
avevano un peso importante, la politica e la critica sociale erano veramente toste, veramente importanti, veramente esplicite. Qui ho letto di ogni, dicono no, i riferimenti ci sono, ma sono molto più nascosti. Assolutamente no, non c'è nessuna esplicazione di discriminazione dei neri, delle razze, non c'è niente di tutto questo. Anche perché di neri ce ne sono due e tutti gli altri sono bianchi, quindi chi ha scritto quelle porcherie, secondo me, sono sbagliate. Per quello che non so decidere se il film mi è piaciuto oppure no, oggettivamente è un bel film, è fatto bene, te lo guardi anche volentieri perché la prima metà, metti che sia un po' più lenta, è un po' in preparazione, ti mette quell'hype che serve poi, che esploderà poi nella seconda parte, in cui vedremo molta più azione, ma sostanzialmente lo vedo un po' poco profondo rispetto a come siamo abituati degli altri film, insomma. Diciamo che anche i personaggi non è che mi siano piaciuti più di tanto. Se nei film di solito il protagonista ha una sorta, per quanto grande o piccola che possa essere, un'evoluzione, quindi parte all'inizio in una certa maniera, con una determinata mentalità, arriva alla fine che qualcosa si è smosso. Ecco, in questo film il protagonista, che non mi ricordo il nome, ma è quello nero, insomma, che ha fatto anche il protagonista di Scappa, ha sempre la stessa faccia, punto primo. E se mi dici sì, no, ma è il personaggio che richiede sempre quel tipo di espressione, ho capito, ma non la cambia mai. 2 ore di film, sempre la stessa faccia. Non lo so, se deve essere veramente il personaggio così. Penso sia un personaggio scritto col culo. Per carità, te lo presentano bene, con tutte le intenzioni del mondo. Magari è proprio il suo carattere così molto riservato, molto... Ho capito, però neanche a far così però, Cita Ciccio Gamer. Quindi torno a dire che se il film, l'intenzione proprio sia raccontare una bella storia sugli alieni, sugli UFO, è fantastico, perché l'idea di base, quando ho visto che il film appunto tratta della tematica alieni extraterrestri e ti fanno vedere quest'UFO come negli anni 90, i dischi volanti, figo, bellissima idea secondo me, ritornare un po' a quei tempi, a 10 anni fa, 20 anni fa, quando tutti si facevano domande sugli alieni e se ci fosse vita oltre il nostro pianeta. Mi è piaciuto tantissimo. Poi, come siamo abituati a vedere nei film di Jordan Peele, nella seconda parte si cambia totalmente il registro, c'è una svolta che cambia le carte in gioco. Quindi, se all'inizio pensavamo una cosa, bene, nella seconda parte si rovescia tutto e quello che pensavamo fosse possibile, in realtà è tutto l'inverso o tutta un'altra cosa. E quindi si vede proprio questo cambio di registro. E vi devo dire, senza fare spoiler, che questo plot twist non mi è piaciuto, poco da fare. Però io consiglio vivamente la visione di questo film in sala, molto meglio perché è girato da Dio e visivamente mostruoso, con effetti speciali fighissimi, effetti visivi fighissimi, quindi consigliato. Sicuramente è un bel film, se dovessi dare un voto da 1 a 10, gli darei un 7. Personalmente, gusto mio, dopo a un'altra persona per carità potrebbe piacere da matti. Questo è il mio parere. Ma adesso andiamo a vedere un po' nello specifico qualche scena, perché bisogna fare un po' di spoiler. Quindi spoiler fra 3, 2, 1. Ora, parliamo un po' del plot twist. Praticamente, se all'inizio il nostro OJ vede quest'UFO nel cielo e dice: cazzo, quello è proprio un UFO, ci sono gli alieni. Se io riuscissi a riprenderlo, diventerei ricco, giusto? Bene. In realtà, poi quest'UFO si rivela quello che noi pensavamo essere appunto un'astronave, è invece un predatore, un animale extraterrestre. Tondo, ok? Proprio ha la forma di un'astronave, di una navicella. In realtà è un animale predatore. Non viene spiegato da quanto tempo è sulla Terra questo essere. Fatto sta che ogni tanto mangia
le persone, ecco, o i cavalli, quello che gli capita a tiro, insomma, e rilascia tutto quello che non è carne, lo butta giù, lo fa piovere dal cielo. Ed è così che muore anche il papà di OJ all'inizio del film. E c'è una scena bellissima, tra l'altro, che mangia una marea di gente e poi tutto il sangue cola sulla casa del nostro protagonista. Quella scena è veramente bellissima, però come twist del plot mi sembra un po' una cazzata, nel senso, io mi aspettavo qualcos'altro. Cioè, se io volevo vedermi un film di Predator, mi guardavo Prey ed ero più contento. Io capisco che il regista si sia divertito nel girare il film, che volesse fare un film magari più di intrattenimento piuttosto che fosse più impegnativo, però ci sta anche così, non dico di no. Si parla sempre di gusti personali, d'altra parte. La cosa che mi è piaciuta, che riusciva a mettere ansia, era proprio vedere nella prima parte del film, parlo, questa navicella che rapiva letteralmente cavalli o persone con questo raggio di luce, proprio come vedevi nei film vecchi, ok, di 20 anni fa. Il raggio di luce che scende dalla navicella, la persona che viene alzata e portata via. Quello metteva ansia perché la navicella si nascondeva in una nuvola. E quindi se il cielo è coperto di nuvole, tu non sai mai dove possa essere, non sai in che momento possa sbucare. E quindi questa cosa ti teneva un po' col fiato sospeso. Poi che la storia del film non sia di tutto questo grande interesse è chiaro, però è raccontata talmente bene che potrebbe invogliarti a portarlo a termine. Un'altra cosa che non mi è chiara è gli spezzoni per chi ha visto il film mi capirà, gli spezzoni con la scimmia. Praticamente c'è questa scimmia che era in uno show televisivo e a un certo punto impazzisce e massacra di botte tutti gli altri personaggi di questo show, eccetto di un bambino che poi diventerà da adulto il proprietario di un parco a tema, che verrà successivamente mangiato da questo alieno, ma questo è un altro discorso. Quindi questi intermezzi di questa scimmia, a cosa servono? Non ho capito a cosa servono tutte queste scene. Volevano forse farci vedere che con la presenza dell'alieno gli animali tendono a diventare fuori di testa e gli schizzano male? Non lo so, può essere. Io ci ho visto in questo film magari il tentativo, no? Questa critica sociale non proprio indirizzata sui neri e sulle razze, ma è più un qualcosa di americano, un qualcosa della società che vuole, si spinge, cioè ti pone la domanda: fino a dove riusciresti a spingerti pur di riprendere una cosa, pur di diventare ricco? Sei disposto a morire per un tenore di vita migliore? Io l'ho interpretato un po' in questa maniera. Oppure quanto sei disposto a rischiare per l'arte? Infatti un regista famoso, pur di riprendere il mostro dall'interno, dall'esterno, tutto quanto, si fa risucchiare apposta con la cinepresa che va. Quindi un po' penso che ci possa stare questa mia interpretazione, ma non ne vedo tantissime altre. Magari con questi intermezzi della scimmia volevano farci capire che gli animali, così come le persone, non sono fatte per gli show, per essere obbligati a stare in uno show. Quindi un predatore non può essere addomesticato. Se l'istinto è quello, rimane quello. Così come magari l'alieno non può essere un essere pacifico. Se è un predatore, rimane predatore e da lì non si scappa. Poi altre chiavi di lettura sta a voi trovarle, perché io magari devo ancora pensarci su a sto film, dovrò rivederlo un'altra volta almeno. Ma queste erano più o meno le mie impressioni a caldo su questa pellicola. Non la boccio, ma secondo me si poteva fare meglio, non a livello tecnico, ma proprio a livello di scrittura. Ho preferito di gran lunga gli altri due lavori di Jordan Peele. Intanto, se mi dite la vostra nei commenti, lo apprezzo e magari viene fuori qualche discussione interessante. Nel frattempo, se ti è piaciuto il video, like, iscrizione è proprio la base, ok? Magari nel prossimo video posso parlare di Prey, visto che hanno fatto una pubblicità assurda. Potrei parlare di quello, bella.